certi momenti ho pensato che avesse scritto un libro anche contro di me, nel senso che ce l'ha con i funzionari di partito, con quelli che sono stati nelle istituzioni. Io ho fatto il funzionario di partito e il parlamentare, quindi sono sentito molto colpevole di molte cose successe. Poi fortunatamente leggendo il Papa mi sono anche un po' assolto, nel senso che è stata una parte di conforto. C'è un'assoluzione del mio ruolo nella lettura del Papa. Per vendetta dirò che il libro di Piero è scritto in uno stile marxista, insomma. Io non ho letto Marx come lui, perché, come dire, lui ha fatto il professore, io ho fatto lo studente fuori corso a vita fin quando mia mamma mi ha iscritto, poi si era assegnata anche lei, e qualcosa ho letto anch'io, insomma, lo stile che usi, insomma, questa prendere di mira, prendere un po' a schiaffi, giustamente, perché è uno stile aperto, insomma, non ipocrita, è uno stile che mi ricordo fosse proprio anche di Marx, insomma. E ne prendi a schiaffi molti, te la prendi anche quelli grossi, questo ti fa onore, anche perché ti senti forte sicuramente, e non solo con i piccoli, quindi vai dal prendertela con me, che non ho capito bene le cose sull'Europa su cui scrivo, e a Marx, quindi va bene, insomma. Ma ho già scritto nel pezzo che mi hai cortesemente chiesto di un apprezzamento complessivo. Credo che sia giustamente critico della scientificità, cioè tutta la prendi molto col Marx scientifico, no? Non quello della lettura del Capitale, ma quello scientifico della politica. E io penso che sia giusto, perché io penso che la politica, come l'economia, non siano realmente delle scienze, sicuramente non sono delle scienze né esatte né falsificabili in termini classici, insomma. Dentro c'è molta soggettività, c'è molto corso degli eventi, c'è molto il nostro fare, insomma, ecco. E dunque, da questo punto di vista, diciamo, questa parte del tuo scrivere, che hai rivendicato anche nella interlocuzione di fine mattina, mi piace, perché non toglie nulla all'approfondimento della scrittura, ma c'è anche una verifica delle cose che facciamo, diciamo, come anche militanti, se si può ancora dire, insomma, in qualche modo. E anche da questo punto di vista provo anch'io, insomma, diciamo, a fare qualche riflessione un po' empirica, naturalmente cercando di appoggiarmi a quel minimo di teoria che riesco a fare. Ci hai proposto di riflettere in questa seconda parte sul che fare, anche in questo caso abbastanza leninisticamente, però non c'è dubbio che la discussione su quel che si è fatto è necessaria, insomma, in qualche modo. E allora empiricamente io penso che questa discussione sul Novecento ci serve anche un po' per capire a che punto siamo adesso e se è successo qualche cosa. E io mi propongo, diciamo, una riflessione che dice che sostanzialmente non mi riconosco né in un Novecento fatto di un progresso lineare per cui cresce le magnifiche sorti e progressive del movimento operaio, né in un'idea di macerie. Penso che, insomma, come sempre, la storia non è un pranzo di gala, se lo si diceva della rivoluzione, particolarmente questo è un secolo tragico che ha avuto due guerre mondiali. La storia del movimento operaio, dei movimenti operai, dei protagonisti dei movimenti operai, è una storia di tragedie anche, però non mi sento di dire che in qualche modo questa storia, questo Novecento, abbia consegnato una condizione peggiorativa di quelli che noi chiamiamo i lavoratori, gli operai, le classi meno abbienti, i soggetti più deboli. Ora, naturalmente sento che me la cavo un po' con l'irrompere delle masse nella storia, però in qualche modo, insomma, la critica che tu fai giustamente al nostro comune amico Mattei sulla visione del Medioevo in una certa maniera, io penso che si debba fare anche sul Novecento. Cioè, non credo che complessivamente possiamo dire che c'è una situazione per cui la condizione dei più deboli sia stata peggiorata dall'esistenza del Novecento. Poi naturalmente è chiaro che la dimensione anche delle tragedie è tale, quella del Gulag a cui faceva riferimento adesso il nostro editore Roberto, è assolutamente non giustificabile con nulla. Lo dico per dire che, insomma, al di là delle teorie dell'agire degli uomini e delle donne, il senso dell'epoca, a mio avviso, comunque ha rappresentato
diciamo, l'inverarsi di un nuovo protagonismo che prima non c'era. E anche da questo punto di vista io penso che la separazione tra il Marx teorico e il Marx pratico sia un po' scolastica. Cioè, vale per te, ma vale pure per lui, vale per tutti noi. Cioè, non è c'è un momento in cui facciamo... Vale per Gramsci che sta in carcere, vale per stare al libro del Papa, dei monaci che stavano ricostruendo il pensiero nel 200 dentro ai monasteri, insomma. Io penso che non c'è una separazione tra il pensiero e l'azione, sempre un pensiero influisce, determina oppure contribuisce, e chi fa pensiero spesso agisce. Quindi è un'epoca contraddittoria, però un'epoca in cui emerge, diciamo, questa realtà nuova. Anche in forme molto diverse, perché lì c'è, a mio avviso, un po' il rischio di mettere un po' insieme, un po' troppo, diciamo, quello che è successo all'est, la questione del modello europeo, gli Stati Uniti, i modelli asiatici, intorno a questa definizione del capitalismo di Stato e intorno al fatto che sostanzialmente questa classe che in nome dei lavoratori si è appropriata del movimento operaio, del partito, eccetera, eccetera, diventa una classe burocratica di Stato. Insomma, io penso che da questo punto di vista le cose siano un po' più articolate. Naturalmente il libro 2 è articolatissimo, ma lo dico per dire che, ad esempio, a mio avviso, il modello sociale europeo ha una sua specificità, ha una sua caratteristica, e non credo che sia fatto tutto di piccoli borghesi che sono diventati funzionari di partito, funzionari sindacali o funzionari di Stato. La struttura delle costituzioni europee, la realtà dei contratti, la realtà dell'organizzazione sociale, l'irrompere del pubblico. Adesso è vero che è un pubblico sempre più privatizzato, degenerato, burocratizzato, in mano alle burocrazie di Stato, eccetera, eccetera, ma non credo che si potesse parlare prima di scuola, sanità, pensioni, eccetera, eccetera, cosa abbastanza banale. Tu rispondi lì polemizzando con Giorni sia sulla questione della resistenza al nazifascismo, sia sulla questione del welfare, facendo paragoni anche storici rispetto alle stesse esperienze del fascismo. Cioè, adesso non entro nel merito, però il senso di quello che voglio dire è precisamente questo. Movimento operaio, non in quanto tale, ma in quanto sue espressioni cooptato nello Stato. Io penso di sì, ma anche uno Stato che non è sempre uguale. E qui viene la discussione sul punto che volevo poi toccare, no? Quello dell'Europa, quello su cui mi sono soffermato più sul saggio, insomma. Abbiamo già visto stamattina un pezzo di questa discussione, esistono ancora gli stati, non esistono e quant'altro. Insomma, l'ha fatta anche il primo che è intervenuto, Marco Bersani. Insomma, tu ci torni spesso, tra l'altro dando tu stesso una soluzione a quello che scrivi nella polemica, a mio avviso giusta, che fai con Toni Negri, quando citi Saskia Sassen e parli della caratteristica della governance. A me pare quella definizione che tu usi assolutamente appropriata per capire anche quel tipo di trasformazione. C'è una differenza tra il secondo libro e il primo, il secondo è più preciso. In cui io appunto cerco di dire che l'Europa non è né un suo passato né la continuazione però degli stati precedenti. Ed è un mix abbastanza mostruoso da questo punto di vista, lo definisco con le parole che so usare, di intergovernativismo e di tecnocrazie, un mix molto simile a quello che descrive Saskia Sassen, che tra l'altro però rimanda precisamente, tu mi hai detto cause endogene, che io userei, esogene, scusami, no, io dico, non mi ricordo se il testo che ho fatto per te, ma comunemente scrivo, che nasce peraltro precisamente da un'alleanza tra le borghesie nazionali, intendendo per borghesie quelli veri, quelli che comandano, insomma, che riconoscono l'egemonia tedesca in cambio di un tratto di classe che consente che cosa? Però consente un salto molto forte rispetto a quello che era il modello sociale europeo. Perché non possiamo dire che l'assalto alle costituzioni non cambi la condizione reale. Cioè, quando la banca dice via le costituzioni e concretamente si opera per cancellare le costituzioni, è una questione di questo tipo. La costruzione della governance
che io, a differenza di Negri, non penso mai possa essere piegata a essere il nuovo moltitudine che è. È una costruzione complessa, articolata, che pesa precisamente i vari poteri esistenti, a partire dall'egemonia della borghesia mercantile esportativa tedesca, ma insomma che ha una sua specificità, una sua novità. E questa costruzione espunge da sé, per me, il movimento operaio. Cioè, ne copta, da questo punto di vista, segue il tuo ragionamento, punta a cooptarne quelle che sono state le espressioni, ma separandolo del tutto da quello che un tempo pensavano di rappresentare. La parabola del Partito Socialista Europeo è una parabola iscritta in questa direzione e sta nelle due filiazioni che poi si incontrano delle tecnocrazie francesi e delle espressioni dell'aristocrazia operaia, tra virgolette, un tempo avremmo detto, tedesche dell'SPD. Allora, io vedo un cambio di fase, che mi pone in termini diversi rispetto a prima, cioè il tema del che fare, perché altrimenti sembra sempre uguale. Tu poi usi Vitali, mi pare, su questo, dici cose che io condivido, che naturalmente Giorgio per esempio non condividerà, sulla questione dell'euro, molto convincenti dal mio punto di vista, ma ancora di più che per le questioni economiche, che tu dici il fallimento, l'inflazione, tutte quelle cose là, perché penso che sarebbe sbagliato considerarsi prigionieri di una moneta, e si è prigionieri o sconfitti da blocchi sociali, da un sistema di potere, eccetera, eccetera. Dopodiché però il tema del perché il movimento operaio, come dici te, si è fatto contare o comunque ha segnato di sé il vecchio stato, quello prima di questa fase, e ce l'abbiamo tutto di fronte a noi. Cioè, perché dentro questa Europa non esiste nessuna neanche tendenziale capacità di unificazione, di alleanza, di messa insieme dei lavoratori a nessun livello che viene assolutamente praticata? Tu poi, sempre rispondendo a me, dici vabbè, ma questa è una storia che conta poco, perché quella che conta adesso è la storia globale, eccetera eccetera. Io sono d'accordo anche con te di non essere eurocentrici e quindi guardare l'America Latina, cui tu guardi molto, giustamente insomma. Però noi non possiamo bypassare il luogo e le ragioni della nostra sconfitta, perché altrimenti non si capisce dove andiamo. E allora non possiamo neanche non vedere che il modello sociale europeo è stato, tra virgolette, quello, in quel contesto che dicevo prima, il più avanzato, e che le stesse realtà dell'America Latina spesso guardano a quel tipo di modello, di quel modello sociale. Allora qui appunto il tema di questo salto, di questa rottura, di questo cambio di fase che si è determinato, secondo me non in continuità lineare, è un tema reale, e io lo pongo: perché questo modello movimento operaio si è modellato tutto sullo Stato e non riesce a pensarsi al di là dello Stato? E quando gli si prospetta una costruzione nuova, la globalizzazione, la governance, proprio sposo la definizione Saskia Sassen, compresi i nuovi stati, comprese le medie potenze regionali che come la Turchia, la Germania provano a fare il proprio ruolo dentro la globalizzazione, non ce la fa, non ce la fa neanche a porsi la questione. E io penso che questo sia un tema assolutamente attuale. E se mi dici che il tema centrale è quello dell'alleanza, io ti dico che su questa dimensione europea il tema centrale è precisamente quello dell'alleanza. Se tu mi dici come fare, io dico che dobbiamo ragionare su come è andato il Social Forum europeo, del perché siamo andati in una certa maniera, e potremmo farci un seminario che non facciamo adesso. Se mi dici da dove ripartire, propongo, cosa che nel testo tuo non c'è in questo momento, che ad esempio il tema del reddito di cittadinanza sia un grande tema di nuova astrazione, potenzialmente portatrice di una capacità di alleanza, non di generalizzazione, di alleanza. Ma devo andare rapidamente perché voglio toccare un terzo punto che oggi mi sembra obbligatorio: la questione dei beni comuni e della guerra. Perché francamente lì l'ho sentita, il pezzo, diciamo, che mi convince di meno di tutto il ragionamento che fai, perché usi molto la polemica, anche Alfio, Nicota, non mi ricordo chi altro, sul fatto che allora Rifondazione, da cui io vengo, insomma, usò il tema della non violenza perché si doveva avvicinare, per spaccare il movimento, per avvicinarci al centro-sinistra. Io francamente in questa ricostruzione non mi ci trovo. Può darsi, non lo so, che questo fosse nella mente di Bertinotti, come scrive, a me non mi risulta.
Vabbè, abbiamo, nel libro ci sono tante cose rispetto alla seconda guerra mondiale, Gramsci, cioè, alla prima guerra, cioè, tante cose, quindi ci può essere pure questo. Ma lo dico perché io sono convinto che questo tema del rapporto tra guerra e terrorismo è stato un tema che riesplode adesso in una forma diversa dal passato. E dico una cosa che a me convince in questo momento l'approccio di Papa Francesco rispetto a questo. Che siamo dentro una terza guerra mondiale a puntate, che assume anche le caratteristiche di una guerra civile, e che questo è un elemento drammatico rispetto alle politiche di alleanza che tu poni. Perché è evidente, con quello che è successo ieri, che siamo di fronte, diciamo così, al rischio di un ulteriore salto indietro e di arretramento. Lo dico per dire l'ultima cosa che dico, che penso che noi abbiamo in questo momento, proprio sul terreno delle alleanze, un soggetto decisivo, che sono i migranti, che attraversano i secoli, il Novecento e quello attuale, le condizioni sociali, i laureati che vengono a fare i braccianti, che attraversano la nostra visione e concezione degli stati, che mettono in crisi non a caso loro più di ogni altro l'Europa fortezza, l'Europa governance, almeno tendenzialmente, insomma. È la prima volta che balla un po' pure a casa propria Mutti, come si chiama la signora, la Merkel, e rappresentano secondo me la cartina al tornasole anche di un'idea futura. Naturalmente nulla è affidabile a un solo soggetto, né sociale né politico. Questa idea appunto del meticciato della politica mi appartiene fino in fondo, come tu lo stai declinando dentro i libri. Penso però appunto che diciamo, poi provare a individuare dei terreni reali e concreti possa aiutarci. Io ci ho provato quindi anche a rispondere alla seconda parte, togliendomi però anche alcune cose della prima. Grazie.